La lunga giornata per salvare la maggioranza dal salvastati comincia alla Camera subito dopo l'applauso a Conte. Dai banchi di Lega e Fratelli d'Italia, gesti di scherno e urla rivolte ai 5 Stelle. A farne le spese anche la PD quarta pelle. Le forche caudine si stringono su Conte. Ma cosa dobbiamo pensare? Quando l'abbiamo visto adagiato sui divanetti, con la Merkel, Macron, Rocco Casalino, davanti... Ma la pressione dell'aula è tutta sui pentastellati. Spero ancora che qualcuno, in particolare tra il Movimento 5 Stelle, decida di alzare la testa. È al Senato che si attende la rivolta dei dissidenti. Non parlerei, come hanno fatto i colleghi della Camera Bassa, di tradimento. Mi sembra più una commedia. L'allarme corre tra i 5 Stelle. È tutto un formarsi di capannelli. Uno dei ribelli lucidi si avvicina al banco di Conte a confessarsi prima del voto. Io chiederei di avere almeno al Presidente del Consiglio un minimo di attenzione, visto che già tacita i cronisti quando vanno a fargli le domande e non risponde sull'affare del professor Alpa. Dietro le quinte parte già alla ricerca dei responsabili, mentre Salvini elenca a Conte i professori che stanno con lui sul MES. Questi non hanno svenduto la loro coerenza per salvare la loro poltrona. Questi, a differenza di altri. I grillini provano a ricompattarsi nel contrattacco. Non si può passare la vita politica a scappare. Ma i ribelli sono già in fuga. Io annuncio il mio voto in dissenso dal gruppo e constato di non riconoscermi più nelle politiche del mio movimento. Grazie. La mia non è una dichiarazione in dissenso prodromica a cambio di gruppi. Le elezioni in Umbria sono state un esperimento. Allora io personalmente non mi sento una cavia e non mi sento neanche un criceto. Quindi esco dalla ruota e voto no. La Casellati non tiene più l'aula. Ma se voi urlate, io non riesco a sentire niente. Alla fine il tabellone dice che comunque per ora la maggioranza c'è.